Gentili telespettatori, buonasera e benvenuti alla panoramica settimanale. In occasione della giornata della città di Pola si è tenuta la seduta solenne del Consiglio Comunale presso il Teatro Popolare Istriano. Ospite d'eccezione il Presidente della Repubblica, Zoran Milanovic. Le nostre telecamere hanno ripreso l'evento. A voi il servizio. È successo nel 1945, quando la città di Pola fu finalmente resa libera dal nemico. Infatti il 5 maggio è la data in cui le truppe partigiane entrarono nella più grande città istriana e la resero libera dall'occupazione nazista. Pola è una città che ha sempre basato il proprio sviluppo sull'apertura verso le idee e le persone, ma anche sulla gratitudine per ciò che ci è stato lasciato in eredità. Nello sviluppo e nella creazione di una nuova Pola non abbiamo e non dobbiamo mai dimenticare i valori antifascisti su cui è stata fondata, gli eventi che hanno plasmato la città e i suoi abitanti, l'importanza dei suoi edifici e degli spazi che fanno parte dell'identità e della memoria collettiva. Celebrando ogni anno il suo antifascismo e la sua libertà, Pola resiste alla relativizzazione del significato degli eventi passati, oppone resistenza all'indifferenza nei confronti delle persone, delle idee, degli spazi che ne fanno parte sia fisicamente che simbolicamente. Quest'anno, in occasione della liberazione della giornata della città di Pola, presso il Teatro Popolare Istriano si è tenuta la seduta solenne, uno dei numerosi eventi che ogni anno arricchiscono la città di Pola. Mentre tutti gli altri eventi previsti sono di carattere culturale ed intrattenimento, la sessione è l'evento principale di premiazione e riconoscimenti della città di Pola a tutti i cittadini che hanno contribuito a renderla migliore. Cari amici, stimati spettatori, benvenuti alla seduta solenne del Consiglio Municipale e alla cerimonia di conferimento dei riconoscimenti pubblici della città di Pola in occasione del 77° anniversario della liberazione della città e della giornata della città di Pola. Ai presenti si è rivolto il sindaco della città di Pola, orgoglioso di quello che Pola è diventata oggi e quello che potenzialmente potrebbe diventare, una città moderna, tollerante, multiculturale e aperta verso l'Europa. La libertà è una sensazione stupenda che ha reso Pola una città straordinaria, unica e diversa. Una città storica che sta diventando città del futuro. Una città che è e che deve essere ancora più aperta verso Zagabria, verso la Croazia e verso l'Europa. Sono grato a tutti i sindaci che mi hanno preceduto e che hanno dato se stessi per la nostra città. Ringrazio tutti i dipendenti dell'amministrazione cittadina, delle municipalizzate e degli enti. Che tipo di Pola sogniamo? Pola dalle facciate e dalle vie ristrutturate, Pola dalle fonti di energia rinnovabile, Pola sul mare, dal molo e dalla riva rinnovati, dalle piste ciclabili, dalle innovazioni e freelancer, città degli studenti, città di nuovi investimenti dello sport, della cultura e dei giovani, di una ricca scena artistica e di piazze e aree pedonali sistemate. Oggi Pola è una città trasparente e libera, una città che può essere ancora migliore. Il presidente della regione istriana, Boris Miletic, ex sindaco di Pola, ha ricordato numerosi investimenti in infrastrutture che sono stati realizzati durante tutti questi anni. L'ospite d'onore alla cerimonia è stato il presidente della Repubblica, Zoran Milanovic, il quale ha espresso la sua felicità per la sua visita a Pola, dove si percepisce la multiculturalità, l'unione e l'assenza dei complessi che sono spesso presenti in altre regioni croate. Durante la celebrazione, come ogni anno, sono stati consegnati i premi e riconoscimenti della città di Pola. Il premio Città di Pola è andato ad Attilio Krismanic per il suo importante contributo nella ricerca e valorizzazione dello sviluppo urbano della città, mentre lo stemma della città di Pola alla coreografa e pedagogista di danza Andrea Gotovina. Il diploma di benemerenza della città di Pola è stato consegnato a Michael Mikolic, direttore del Teatro Narancia, per il suo contributo decennale alla cultura. A ricevere il riconoscimento cittadino onorario della città di Pola è stata la professoressa austriaca Sabina Naghi per la sua lunga collaborazione con le istituzioni educative di Pola. George Balashevich è stato proclamato postumo cittadino onorario della città. Si
si è tenuta la seconda edizione delle competizioni di lingua italiana come lingua materna, che ha coinvolto tutte le scuole della minoranza italiana sul territorio croato. Abbiamo assistito alla cerimonia tenutasi in vista delle competizioni presso la Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri di Pola. Ieri presso la Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri di Pola si è tenuta la seconda edizione delle competizioni di lingua italiana lingua materna. In vista delle competizioni si è svolta presso la palestra della Scuola Media Superiore Italiana di Pola una cerimonia alla quale hanno partecipato gli allievi in questione con i rispettivi professori provenienti da diverse località della regione istriana e litorana montana. La cerimonia è stata aperta con l'inno nazionale croato-italiano. Si sono rivolti ai presenti con i rispettivi ringraziamenti la preside della Scuola Media Superiore Italiana di Pola, Deborah Radolovic, il presidente dell'Unione Italiana, Maurizio Tremul, il quale ha sottolineato ai giovani l'importanza della lettura, la vicepresidente della Regione Istriana, Jessica Acquavita, la consulente per la minoranza nazionale italiana, Gianfranca Sciuran, la rappresentante dell'ambasciata italiana a Fiume, Patrizia Ruggero, ed altri. Ho bisogno anch'io sentitamente di ringraziare la professoressa Norma Zani che ha fermamente voluto e creduto in queste competizioni. Il frutto che oggi abbiamo il piacere di condividere con tutti i presenti, con la Commissione Nazionale che ringrazio di cuore per aver portato avanti un enorme lavoro, perché lo vedo anche nell'ambito dell'organizzazione il lavoro che ci aspetta, vede la compartecipazione appunto dell'Agenzia per l'Educazione e la Formazione di Zagabria e dell'Unione Italiana di Fiume. Un sentito ringraziamento va alle due consulenti, sono le nostre oramai, non sono soltanto consulenti superiori della minoranza nazionale italiana, ma sono coloro che ci seguono, ci aiutano e veramente senza il loro supporto tutto questo non sarebbe stato possibile. Comunque il compito della scuola, così come la famiglia, è quello di provvedere ad un'educazione adeguata, culturale e linguistica. E dico subito una cosa che reputo fondamentale: leggete libri, comprateli, prendeteli in prestito, fateli passare, leggete anche Wattpad, queste cose qui che ci sono nuove in cui trovate questi libri online, leggete qualsiasi cosa, più leggerete meglio è, leggete libri buoni, ma leggete comunque, è fondamentale per voi, per imparare la lingua, conoscerla meglio, avere un grande vocabolario, sapervi esprimere, saper esprimere le vostre idee, perché una delle cose più brutte che può capitare nella vita è quando hai in testa delle idee, dei pensieri e non riesci a trovare le parole e la concatenazione delle parole giuste per esprimerlo. E quando andavo a scuola io le competizioni di italiano non erano a livello nazionale, vi confesso che avrei veramente voluto parteciparvi, dunque un po' vi invidio ragazzi, è un traguardo assolutamente importante per noi italiani di queste terre per i quali l'italiano è la lingua madre. È bello vedervi in presenza e credo sia anche bello e forse significativo che queste gare in presenza si tengano nella scuola Dante Alighieri di Pola, che è, Dante Alighieri era il padre della lingua italiana. Vi è stato detto di leggere tanto, il messaggio che vi do io è anche di parlare tanto. Parlate l'italiano, curatelo, portatelo nelle strade, nelle piazze, nella vostra vita di ogni giorno. In questa occasione è stata data la parola a due allieve le quali hanno letto due poesie. Giulia Anzolin, del perito economico, si è presentata con la poesia di Alessandro Damiani, Che senso ha oggi? Mentre Denise Urman, del liceo generale, ci ha letto la poesia di Estre Sadoc Berlessi, Sera Verudella. Col sol se toccia in mar a punta Verudella e all'orizzonte sbrissa una vela bianca. In alto, sora i pini, pigra passa la caressa del vento. Suona allora un'orchestra d'estrani strumenti, tacca i grilli, le graie rispondi, canta l'acqua che sbatti sui sassi con sento rumori, che nassi, che mori. La cerimonia si è conclusa con un'interessante citazione. Desidero ringraziare in ultima istanza tutti gli sponsor che hanno reso possibile questa competizione nazionale. Il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, le case editrici Školska Knjiga e Profilklet, come pure il Museo Archeologico dell'Istria, il Museo Storico Navale di Pola e la comunità turistica della città di Pola.
Concludo anch'io con una citazione, perché per quelli che non mi conoscono sono la mia passione. Una citazione di Nelson Mandela, inerente alla lingua madre, rivolto a voi, cari alunni, care alunne. Reca così: parlare a qualcuno in una lingua che comprende consente di raggiungere il suo cervello. Parlargli nella sua lingua madre significa raggiungere il suo cuore. E siamo arrivati così alle battute finali. Spero sia giunta al vostro cuore. Lo scopo delle competizioni è di incoraggiare gli allievi a studiare la lingua italiana, a migliorare le competenze comunicative, ma soprattutto a sviluppare l'interesse per la lingua ed esserne fieri. Ringrazio particolarmente qui le professoresse Sciurane e Pitacco, perché senza le quali non sarebbe nata questa competizione che in effetti è una volontà, è un desiderio pluriennale dell'Unione Italiana. Ecco, questo mandato siamo riusciti a portare a casa il risultato. Questa competizione gode del sostegno finanziario dell'Unione Italiana, del sostegno morale e anche pratico. Ringrazio ovviamente anche la scuola ospitante e in bocca al lupo a tutti i ragazzi. La competizione ha avuto luogo in 7 aule all'interno dello spazio scolastico della Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri, sotto la guida dei rispettivi docenti, dalla durata di 100 minuti. Pola ha offerto agli ospiti, dopo le competizioni, un pranzo e la visita ai siti storici della città, accompagnati da 3 guide turistiche. Le premiazioni ufficiali degli allievi vincitori si terranno il 2 giugno. Presso il costruendo edificio della Scuola Media Superiore Italiana Leonardo da Vinci di Buie è di scena la fase degli arredi. La gara d'appalto, dal valore di oltre 3 milioni di cune, è stata indetta e, malgrado il tempo stringa, a settembre gli spazi dovrebbero già ospitare alunni e docenti. Dopo la chiusura del cantiere da parte delle maestranze, molti dei vani interni risultano completati. Chi ha frequentato una qualche scuola buiese se la ricorda bene. È qui da più di 30 anni e, malgrado sia oramai illeggibile, indica uno dei simbolici 7 colli della città, quello delle sue scuole, alle quali se ne sta aggiungendo una nuova. Nuova di fatto, ma non nuova di nome, poiché parliamo del nuovo edificio della Scuola Media Superiore Italiana Leonardo da Vinci, che ai tempi della targa toponomastica si chiamava già Centro di Istruzione Indirizzata Vladimir Gortan. Ma non torneremo così indietro nel tempo, guarderemo piuttosto avanti, dato che a settembre, in concomitanza con l'anno scolastico 2022-23, il nuovo edificio dovrebbe essere a disposizione di alunni e docenti. La fase degli arredi è oramai all'ordine del giorno e, salvo intoppi, dopo la chiusura del cantiere si passerà tra breve a dare agli spazi interni maggiore parvenza didattica, con laboratori, officine, aule specializzate, e ci sarà anche una sorta di ristorante a disposizione del ramo alberghiero. Le immagini che vi proponiamo appartengono infatti all'ultima nonché conclusa fase dei lavori edili, sia all'interno che all'esterno. Dall'inizio dei lavori le melodie del cantiere non sono mancate, ma ora il risultato dell'opera è sotto gli occhi di tutti, per la gioia degli investitori. I governi italiano e croato, la regione istriana, la città di Buie, senza dimenticare il soggetto più importante e vicino al gruppo nazionale italiano, l'Unione Italiana, che ha fatto da tramite ad un importante contributo. Ha dato importante contributo di ben oltre 6 milioni di cune a questo progetto. Dunque questo aspetto del progetto è stato concluso. Adesso, ecco, ci stiamo concentrando con gli arredi. Qui, ecco, devo dire che la gran parte del lavoro è stata fatta dal Ministero, che ringrazio, il Ministero dell'Istruzione della Repubblica di Croazia, che ringrazio perché anche nella persona del coordinatore, signor Sciocchic, ecco, veramente per aver seguito questo progetto al meglio. Adesso, ecco, l'auspicio è quello che gli arredi arrivino entro l'estate, perché si possa partire normalmente a settembre.
Con una superficie un po' minore di 2000 metri quadri, la scuola sarà bella, funzionale, ampia, ma soprattutto a misura degli alunni. In fondo si tratta di una delle poche scuole istriane moderne costruite da capo a fondo proprio per essere tali. Non che il vecchio edificio non avesse queste peculiarità, ma questi ha iniziato a cedere al tempo troppo presto, meno di 20 anni dopo la sua costruzione. Ed ecco ancora un dato. L'edificio scolastico sembra anche più grande e la cosa è in parte vera. Tolto il tunnel che collegava la vecchia scuola alle due scuole medie superiori con lingua di insegnamento croata, è stato inoltre aggiunto un piano in più, proprio sopra alle vecchie officine. Un tanto per quanto riguarda i lavori di questa fase, c'è però da sottolineare anche la condiscendenza del municipio bugliese nel venire incontro al processo didattico che non si è fermato durante tutta la fase della costruzione ex novo dell'edificio. A tale proposito sentiamo anche il sindaco di Buie, Fabrizio Visintin. Assieme alla città di Buie, certo, ecco, durante tutto il tempo che si svolgono i lavori di ricostruzione della scuola media superiore italiana Leonardo da Vinci, noi abbiamo assicurato le aule dell'edificio della nostra università popolare perché si possa svolgere anche che si possano svolgere le lezioni, dicevo, durante i lavori. Sembra strano dirlo, ma anche le lezioni a distanza hanno forse dato una mano. Non elogeremo certo in tale sede questo esperimento didattico nato per un bisogno estremo, ma Covid a parte, qui i problemi inerenti allo svolgere delle lezioni erano duplici. Speriamo che con la stagione fredda non si ricominci da capo. Seguire le lezioni a distanza, da casa, sicuramente non può sostituire quello che è il contatto umano con non solo ovviamente i professori, ma proprio tra ragazzi che tutti noi abbiamo avuto la fortuna di avere nel nostro passato, e sicuramente ecco, è la speranza che non ci siano più queste situazioni. Grazie alla sinergia di intenti tra i vari soggetti coinvolti e grazie indubbiamente alla celerità notata in fatto di accordi reciproci uniti ai lavori edili, in un tempo relativamente breve si è riusciti ad ovviare a quella che era già stata identificata come una pesante lacuna nel campo dell'istruzione media superiore nell'ambito del gruppo nazionale italiano. Ora gli auspici sono buoni sia per alunni che per i docenti. Il rush finale sembra proprio iniziato e una volta aperta la scuola basterà applicare una sola parola magica: studiare. A ricordarlo, c'è sempre il camino a forma di uno nel registro. Il camino a forma di uno, c'è il camino, la scuola a forma di uno. Non sei un auspicio proprio. L'Agenzia Croata per le Piccole Imprese, l'Innovazione e gli Investimenti, Hamag Bicro, ha aperto la sua prima succursale in Istria, precisamente a Pisino negli spazi dell'incubatore Pasin Up, che opera all'interno dell'Agenzia di Sviluppo Sterze Istre. La succursale è aperta nell'ambito della seconda fase del progetto Bond 2, il cui obiettivo è il decentramento dell'agenzia. In questi mesi abbiamo viaggiato in tutta la Croazia con l'obiettivo di creare un sistema di supporto unico per gli imprenditori, ha spiegato il presidente del Consiglio Hamag Bicro, Vjeran Verbanec. Sull'imprenditorialità nella regione istriana, Verbanec ha sottolineato che l'Istria ha una scena imprenditoriale molto attiva. Finora la Hamag Bicro ha incoraggiato investimenti per un totale di più di 1 miliardo di cune attraverso 775 progetti, creando le premesse per l'apertura di 1130 nuovi posti lavoro. Solo a Pisino sono stati incoraggiati investimenti per quasi 150 milioni di cune attraverso 65 progetti, che hanno portato alla creazione di 134 nuovi posti di lavoro. L'ambiente imprenditoriale in Istria, ha detto Verbanec, dopo l'apertura di questa succursale riceverà uno slancio ulteriore per crescere e svilupparsi. Sono particolarmente lieto del fatto che da oggi gli imprenditori istriani potranno accedere in maniera semplice ed efficace all'informazione e ai servizi del Hamag Bicro e accolgo con favore questo buon esempio di decentramento. Gli ultimi 2 anni di pandemia sono stati particolarmente difficili e le conseguenze negative sono state sicuramente avvertite dai nostri uomini d'affari. Come regione istriana abbiamo cercato e continuiamo a fornire supporto all'imprenditorialità, soprattutto in tempi di crisi. Ed ora in poi abbiamo un collegamento in più nella nostra zona.
Roma, la succursale del Hamag Bicro. Per garantire un livello più elevato di servizi professionali e fornire un accesso equo alle informazioni sugli affari e i servizi offerti dal Hamag Bicro, Pisino è il posto giusto per aprire una succursale grazie alla sua posizione centrale, dista dalle altre città a meno di 40 minuti. Invitiamo gli imprenditori a venire a Pisino a vedere tutte le opportunità che offre la Hamag e di usufruire dei fondi a disposizione. All'interno della prima fase del progetto è stata costituita la rete Bond, che attualmente riunisce 99 istituzioni di sostegno all'imprenditorialità provenienti da tutta la Croazia. Il progetto prevede l'apertura di filiali Hamag Bicro in ogni regione della Croazia. Il progetto è stato cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Torniamo a parlare di musica italiana, per dedicarci a uno dei più grandi artisti, inconfondibile grazie alla sua voce. Stiamo parlando di Fausto Leali. Si è esibito ad Umago presso il teatro Antonio Koslovic. Vediamo come è trascorsa la serata. Dite, ci credo, le nebbie si diradano e oramai ti vedo. Non è stato facile uscire da un passato che mi ha lavato l'anima fino quasi a renderla un po' struccita. Vita, io ti credo, tu così purissima da non sapere il modo d'arte di difendermi. E così ho vissuto quasi rondolandomi per non dover ammettere di aver perduto anche gli angeli. Se io non avessi voce smetterei di cantare, ma ne ho ancora da vendere. Sono le parole del famoso cantante italiano, il quale ancora dopo 60 anni di carriera non smette di sorprendere il suo pubblico. Ma per la prima volta anche il pubblico croato ha avuto l'onore di sentire la melodia delle sue corde vocali e le canzoni più belle che hanno segnato la storia della musica italiana. Un evento eccezionale che per la comunità nazionale italiana ha moltissima importanza, innanzitutto perché come naturalmente italiani, ma anche i nostri concittadini che questa sera saranno numerosi presenti a questo concerto. Tantissime generazioni sono in realtà cresciute ascoltando e sognando con la musica italiana, tra i quali Fausto Leali è uno dei grandi cantautori, grandi cantanti presenti sulla scena musicale italiana dagli anni 60 al giorno d'oggi. Il Teatro Koslovic, pieno fino all'ultimo posto, ha regalato quasi 2 ore di musica al numeroso pubblico che ha cantato insieme all'artista i suoi brani più famosi, quali Debora, Angeli Negri, Io Camminerò, Mi Manchi, Io Amo e molti altri. Io ho sentito parlare molto, la vostra comunità qui è storica e leggendaria, di conseguenza non è la classica comunità fatta di migranti e cose così, no, qui c'è proprio un nucleo sorgivo proprio, è una cosa molto, molto emozionante, devo dire, e io sono onorato io di far parte di questo vostro progetto. Fausto Leali nasce a Nuvolento in provincia di Brescia il 29 ottobre del 1944. A 14 anni avviene il suo primo ingaggio come professionista nell'orchestra di Max Corradini. È diventato una leggenda della musica italiana grazie a successi come A Chi, Io Amo, Mi Manchi, Via di Qua, Un'ora Fa, Io Camminerò. E la canzone Ti Lascerò gli ha portato la vittoria al Festival di Sanremo nel 1989. Non dimentichiamoci che nel corso della sua carriera ha collaborato con altri artisti italiani famosi, tra cui troviamo Baglioni, Mina, De Gregori, Ruggeri, Britti, Ranieri e tanti altri. La prima televisione che ho fatto nel 62, avevo 18 anni, sono del 44, sono un figlio della guerra. E praticamente la prima trasmissione che ho fatto a 18 anni con il primo disco, che naturalmente non è successo niente di particolare, perché poi ce ne vuole, poi ho fatto 2 cover dei Beatles, Please Please Me e She Loves You nel 63, e poi dopo ho sempre lavorato nei locali con il mio gruppo, lavoravamo tantissimo,
e poi nel 67 è uscito A chi. Da lì la mia storia è cambiata. Fausto Leali partecipa a ben 13 edizioni di Sanremo. La prima io l'ho fatta perché ci sono tanti nomi molto importanti che prima di arrivare a Sanremo hanno dovuto fare un concorso che si chiamava allora Castrocaro. Il vincitore, uno però, il vincitore di Castrocaro aveva diritto a entrare a Sanremo, al Festival di Sanremo. Dopo le cose sono cambiate naturalmente, però io nel 67 avevo già fatto A chi. Nel 68 sono andato per la prima volta a Sanremo con Deborah, con Wilson Pickett, eccetera, però io sono entrato dalla porta principale perché avevo già venduto più di 2,5 milioni di dischi. Abbiamo intervistato i suoi fedeli ammiratori. In molti sono arrivati dall'Italia per assistere al concerto. Siamo venuti a vedere questo bravo cantante. Dove lei? Di Trieste. Ah, quindi fino qui da Trieste? Sì, 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 volentieri. Ma io sono tra l'altro originario di questa zona, quindi ho parenti qua a Mago. Questa sera sembri essere il più giovane tra il pubblico? Sì, seguiamo Fausto Leali in quanto grandissimo esponente della musica italiana, ci piace la sua musica, ascoltiamo e allora siamo venuti fin qui a sentirlo. Ecco, chi ti ha trasmesso l'amore per questa musica? È mio padre che è un cantautore, che noi suoniamo anche e allora la musica ci ha travolto. Noi siamo nati con questa musica, dunque da sempre. Da sempre. Una canzone che le piace in particolare? Veramente tutte, tutte, sì, è la sua voce inconfondibile. L'evento è stato organizzato dall'Università Popolare di Trieste e dall'Unione Italiana in collaborazione con il Comune di Umago, la Comunità Italiana Fulvio Tomizza di Umago e con il contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il mio primo Festival di Sanremo. Nel Museo Storico e Navale dell'Istria a Pola è stato presentato il catalogo della mostra Tram Elettrico di Pola dal 1904 al 1934, con il quale vengono segnate due date significative della storia del tram di Pola: 115 anni dalla sua inaugurazione e 85 anni dalla sua ultima corsa. Come fonte primaria e base per la realizzazione del progetto sono servite 127 copie di vecchie cartoline con i motivi del tram di Pola, provenienti dalla ricca collezione del Museo Storico e Navale dell'Istria, la quale conta più di 15.000 esemplari. È una delle collezioni di vecchie cartoline più ricca della Croazia. All'inizio del XX secolo il traffico tranviario era il mezzo di trasporto pubblico più efficiente e a quel tempo Pola era il capo di punta in tutta la Croazia, visto che fu la prima ad avere un tram elettrico grazie alla prima centrale elettrica pubblica aperta nel 1904. L'inaugurazione del tram si tenne il 23 marzo dello stesso anno alle ore 9, davanti all'allora Casino Navale, oggi Casa dei Veterani Croati. Dunque, Pola riceve un trasporto pubblico contemporaneo con il primo giorno di traffico tranviale regolare, in data 23 marzo dell'anno 1904. Il tram velocemente diventa l'orgoglio della città. Per i danni prodano questo tipo di succede.
Il primo giorno sono stati venduti 6.500 biglietti e nei primi due giorni 11.000. In quattro mesi a bordo del tram entrarono 410.000 passeggeri e il tram ha fatto 126.000 chilometri. Il prezzo del biglietto si aggirava tra gli 8 e i 24 centesimi a seconda del periodo della corsa e, come si vede, il tram è stato un affare per quel periodo. All'inizio esistevano due linee tranviarie e nel 1909 fu aperta una terza. Il catalogo è scritto in quattro lingue, oltre al croato anche in italiano, in tedesco e in inglese, ed è suddiviso in sette unità tematiche. Una delle cose interessanti è questa. Silverio Gersi, il nipote di Giovanni Gersi, uno dei primi autisti del tram, ci ha devoluto il suo medaglione identificativo, la catena d'oro e l'orologio che lui ha ricevuto quando è andato in pensione. Era abitudine regalare orologi da tasca a forma di tram ai guidatori. La città di Pola e la regione istriana hanno sostenuto finanziariamente la pubblicazione del catalogo. Il catalogo è perfetto, soprattutto nei piccoli particolari nei quali si possono vedere i nomi vecchi delle strade, oppure come tre buoi per paura del tram sono finiti in mare. Questi sono quei dettagli che mostrano come si viveva una volta ed è un valore che indubbiamente deve venir custodito. La mostra sul tram elettrico di Pola ha vinto il premio dell'Associazione dei Musei Croati come progetto dell'anno. Io spero e credo che questa pubblicazione avrà un riscontro grande come lo ebbe la mostra, che dura ancora e può essere visitata. La lasceremo durante il periodo della stagione turistica. Il catalogo è stampato in una tiratura di 700 copie e servirà anche alla promozione turistica della città di Pola. Process di Pola è l'unica associazione in quest'area che si occupa della protezione delle minoranze sessuali e si batte per la loro accettazione nella società. Come affermato nella descrizione dell'associazione, Process promuove la cultura queer e i diritti LGBTIQ. Come sappiamo, ci sono meno pregiudizi contro queste persone oggi che in passato, ma esistono ancora. L'associazione Process è nata nel maggio del 2021 dopo tre anni di varie iniziative. L'iniziatore è stato Davor Uljanić, presidente dell'associazione Seasplash, come uno dei programmi del club Cottage, quando si è capito che a Pola non ci sono programmi per la comunità LGBT. Sebbene siano spesso associati al centro sociale Reutz, l'associazione Process non ha una propria sede lì, ma il nesso c'è ed è giustificato. Innanzitutto per l'ambiente tollerante dove sventolava la bandiera arcobaleno anche quando nel paese si teneva il referendum sul matrimonio. La domanda di oggi è pronta Pola per il Pride? E l'associazione Process è pronta per organizzarlo? Questa è una domanda che ci siamo posti l'anno scorso al Zagreb Pride. Lo abbiamo chiesto ai partecipanti, ai polesani che hanno partecipato al Pride, c'era anche Peja Garbin, e gli abbiamo chiesto se a Pola sia necessario organizzare un Pride. Personalmente credo di sì. Se Pola sia pronta per il Pride, spero di sì. Quando c'era il referendum sul matrimonio, a Pola c'erano moltissime voci di dissenso su quella definizione riduttiva del matrimonio. Credo quindi che ci sia anche quella massa critica che potrebbe aggregarsi al Pride. È uno dei nostri piani. Quando lo realizzeremo, non lo sappiamo ancora. Per ampliare questo spazio di libertà e rimuovere lo stigma ingiustificato, l'associazione ha lanciato l'omonimo evento Process 2022. Si tratta di una serie di eventi culturali, mostre, concerti, forum letterari ed altri programmi. Credono che attraverso la cultura sia possibile aprirsi alla società e dimostrare ciò che è ovvio, che le persone sono sempre uguali come tutti gli altri, con tutti i loro pregi e difetti e che non hanno nulla a che fare con il loro orientamento sessuale. Gentili telespettatori, questo è tutto per stasera, grazie per la vostra attenzione, ci vediamo domenica prossima alle 19:30. Buona serata.